Oggi vi faccio fare un altro viaggio nei ricordi, perché oggi vi parlo di quanto mi manca la vecchia Rockstar. La vecchia Rockstar, non intendo svilire il lavoro che Rockstar ha fatto in questi anni, perché GTA 5, di fatto l'ultimo prodotto che abbiamo visto della compagnia insieme a Red Dead Redemption 2, era sicuramente molto valido, esattamente come Red Dead Redemption 2. Il problema è che la vecchia Rockstar si muoveva in maniera diversa, e non intendo solo proponendo ciclicamente nuovi prodotti, non avendo grande interesse per l'online, non sapendo cosa fosse GTA Online. Era una Rockstar che si muoveva diversamente per quanto riguarda le espansioni. Allora, correva l'anno 1999 quando uscì GTA London, prodotto che tanti non conoscono. Uno spin-off del primo GTA ambientato nella Londra del 1960, titolo che io conservo gelosamente e che rappresenta peraltro la prima espansione della storia della PlayStation 1, cosa che magari tutti non sanno. Le espansioni targate Rockstar, esattamente come iniziò a fare GTA London, non erano i classici DLC che conosciamo oggi, no? La cosina che dura, che ne so, un'oretta, erano vere e proprie aggiunte a esperienze pregresse. E GTA London fu chiaramente un accenno di ciò che Rockstar avrebbe poi fatto in futuro, un futuro che si rivelò meraviglioso, perché nel 2009 abbiamo assistito alla nascita di due fra le espansioni standalone più belle della storia del gaming, che sono GTA The Lost and Damned, quello sui biker per intenderci, che peraltro richiama anche molto Sons of Anarchy come serie, e The Ballad of Gay Tony, con uno spirito completamente diverso, con personaggi completamente diversi, che per certi versi si legava anche alla prima espansione, ma comunque un'avventura a sé stante, e peraltro appunto giocabile standalone, che raccontava un'altra faccia dell'universo di GTA 4, che si andava a integrare nella lore, come la definiamo adesso, di GTA 4, e che proponeva delle situazioni veramente uniche e degne di essere giocate. Io, se vado indietro nel tempo e ripenso a quell'epoca, vi posso dire, senza grande paura di essere smentito, che mi sono divertito di più con queste due espansioni di quanto non mi fossi divertito giocando a GTA 4. Sì, Niko Bellic è un personaggio meraviglioso, però queste due espansioni ne avevano altrettanti. Proponevano anche variazioni leggere di gameplay, insomma, delle espansioni che veramente trasudavano voglia di stupire. Delle espansioni belle, corpose, ricche di cose da fare e che sono tuttora ricordate come straordinarie. Nel 2010, poi, consapevole del grande lavoro svolto su GTA 4, Rockstar se ne uscì con Undead Nightmare. Altra espansione meravigliosa, non canonica, perché esplora un universo alternativo in cui tutto quello che era Red Dead Redemption aveva subito gli effetti di appunto questo morbo zombie, ma era dannatamente riuscita. Cioè si rivelò un'espansione straordinaria che concretamente reinterpretava tutto l'universo di Red Dead Redemption in maniera vincente, cioè riconoscere certi personaggi, rivederli in nuova veste, una rilettura così precisa, così appagante, così divertente, così stimolante dell'universo di Red Dead, io non l'ho mai vista in nessun prodotto. Ma concretamente non mi viene in mente neanche nessuno che abbia mai tentato una cosa simile, cioè una rilettura totale di un'esperienza pregressa in chiave così particolare. Cosa ci dice questo della Rockstar che fu? Che era un'azienda estremamente ambiziosa, che era un'azienda estremamente desiderosa di fare qualcosa, che era un'azienda alimentata non solo dalla voglia di vendere, ma anche dalla voglia di stupire, di imporre nuovi standard, di provare cose nuove, di arrivare al cuore del pubblico. Ecco, quella Rockstar mi manca terribilmente. E non è semplicemente una questione di stanno ripromuovendo GTA 5 da una vita, non ne possiamo più. È proprio una differenza di approccio al mercato. Perché? Perché poi di fatto è cambiato il giocatore. Perché oggi come oggi, il giocatore, se non gli dai il gioco su cui può perdere la propria esistenza, non è contento. E lo testimonia quanta gente sta ancora giocando a GTA Online.
Ma resta comunque il fatto che sì, la colpa è del pubblico, ma è anche di un'industria che, come dimostra la stessa Rockstar, ha indugiato in delle abitudini del pubblico sempre più brutte, in abitudini del pubblico sempre più facili da gestire per lo sviluppatore di turno. Perché io credo che sia infinitamente più semplice strutturare un'aggiunta a GTA Online, mettendo due macchine nuove, qualche missioncina così, piuttosto che strutturare un'avventura come fu The Lost and Damned, con una narrazione dietro, la scrittura di una sceneggiatura veramente importante, di personaggi realmente contestualizzati in quel tipo di universo, che vanno poi doppiati, cioè tutto quello che ben conosciamo che accade all'epoca è più complicato. Ti fa guadagnare sicuramente di meno, però è un peccato che non ci sia più spazio per opere simili nel mercato di oggi. È la cosa che più mi addolora quando ci ripenso, che più mi riporta a desiderare quelle sì, delle riproposizioni in chiave moderna, mi piacerebbero tanto. Mi piacerebbe poterle rigiocare magari con una grafica un po' più all'avanguardia, con un frame rate un po' più degno, e invece per ora, ma sono certo che non mancherà occasione, insomma, non c'è stato permesso. Comunque sia. Questo è il frutto di un vecchio nostalgico che non smette mai di ricordare i momenti più belli della propria vita videoludica e in questa rubrica del Mi manca credo che ne vedremo ancora parecchie. Ma a questo punto la palla passa inevitabilmente a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate di Rockstar nella gestione degli DLC e delle espansioni in senso assoluto e di queste espansioni di cui vi ho parlato oggi. Fermo restando che poi di espansioni parleremo a breve con un altro video dedicato che arriverà tra un po'. Già pronto, ma arriverà fra un po'. Quindi, ragazzi, per adesso vi saluto, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.